Qual è lo spirito che permea questo protocollo siglato con la Questura di Latina? Beh, lo spirito è questo, è presto detto, cioè ci sono delle situazioni ormai diventate insopportabili per le quali alloggi che sono destinati all'edilizia sociale, quindi destinati a quelle famiglie che hanno fatto una domanda presso i propri comuni per avere un alloggio di edilizia sociale, si vedono in qualche modo surpato questo diritto da occupazioni abusive fatte o con la forza oppure attraverso altri sistemi che comunque sono fatti da persone che non hanno i requisiti per poter occupare quegli alloggi. Quindi per scongiurare questo fenomeno, che è diciamo, abbastanza contenuto nella nostra provincia, ma che comunque è insopportabile in un momento nel quale la disponibilità di alloggi sociali è molto bassa per la mancanza di finanziamenti, per il fatto che anche i canoni non ci consentono di rinnovare il nostro patrimonio edilizio, è chiaro che in questo momento l'intervento e la necessità di intervenire con tutti gli strumenti possibili per togliere diciamo, questo fenomeno diciamo, dalla situazione attuale. Ad oggi qual è stato però l'episodio o comunque il fattore che più ha ingessato l'intero iter dell'assegnazione? Ma diciamo che le occupazioni abusive sono fatte diciamo, da chi occupa senza requisito l'alloggio. C'è però una legge regionale del 2006 che consentiva a coloro che occupavano abusivamente gli alloggi prima di quella data, prima del 30 novembre 2006, di presentare al proprio comune una domanda per la sanatoria. Questa domanda è stata presentata, in molti casi questa domanda non viene esaminata, non siamo noi che dobbiamo esaminarla, ma sono le amministrazioni comunali competenti. Devono esaminare questa domanda e quindi in qualche modo se l'occupante abusivo ha i requisiti, allora nel 2006 aveva i requisiti per poterlo fare e li ha conservati pure oggi, può continuare diciamo, ad occuparlo. Questo naturalmente pagando una sanzione e mettendo però noi nelle condizioni di poter fare un contratto regolare e quindi di diciamo, introitare anche quelle, diciamo, quelle risorse che attualmente ci vengono a mancare sugli alloggi.